Gianluigi Colomba è sindaco di Bordano. Da una parte Gemona e Montenarsa avviano un percorso di fusione, dall'altra anche voi come Bordano lanciate una proposta a tutti i comuni del lago. Sì, noi lanciamo ai tre comuni rivieraschi la proposta di superare le divisioni, i problemi che questo lago ha portato avanti in questi anni, del frazionamento politico, creando un'entità nuova, quindi superando anche il campanilismo e giungendo alla creazione del, io lo chiamo il cosiddetto comune del lago. Ecco, quindi è già stato scelto anche il nome No. eventuale. Questa è la mia indicazione, non voglio essere il presuntuoso di turno. Sicuramente, siccome il lago è diciamo, l'elemento che più ci accomuna, ci sono state diverse discussioni, diverse problematiche che ci hanno coinvolti in questi ultimi anni, ci sono anche dei progetti importanti riferiti al lago, mi riferisco al progetto di rinaturalizzazione, quindi credo veramente che di fronte alle divisioni che ci hanno portato avanti in questi anni di tre comuni, l'unica soluzione sia quella di riuscire a creare un'entità politica nuova che raggruppi le entità territoriali esistenti per essere l'interlocutore unico nei confronti degli altri enti sovraordinati. Con Trasagis ci sono già rapporti interni alla comunità montana del Gemonese, Valcanale e Canale del Ferro. Con Cavazzo c'è qualche ostacolo in più vista la loro appartenenza. Com'è possibile superarla, secondo lei? Logicamente bisogna pensare a quello che saranno gli anni a venire. Come dicevo prima, siamo sempre rimasti divisi anche per questo motivo, perché Bordano e Trasaghi sono parte della comunità montana del Gemonese, Cavazzo invece di quello della Cania. Bisogna cercare di trovare una soluzione e quindi riuscire a capire qual è l'argomento comune, l'elemento che ci contraddistingue e puntare su quello. Quindi io ritengo che questa proposta possa essere sicuramente presa in esame dai miei colleghi, la proporrò logicamente al mio consiglio e poi, come si diceva prima, il tempo a disposizione è importante e lo prenderemo tutto il tempo necessario per poter avviare questa fase che, diciamo, ripeto, deve vedere il lago come protagonista.